Ciao a tutti, benvenuti nello spazio dedicato all'amore, love, love, love. Siamo all'interno del programma di Urban Week e mi presento, io sono Mario Menne, faccio il DJ, mi trovate un po' nella Sicilia orientale a mettere queste musiche d'amore, e da qui nasce questo programma appunto dedicato all'amore. E d'amore parlando è giusto che poi anche voi potete partecipare scrivendo a urbanweek.it oppure su tutti i nostri social, su Facebook, su Instagram, su Twitter. È semplice, basta collegarsi e mandare un'email. E vi ringrazio perché ne arrivano veramente tante. Anzi, proprio adesso ne stavo leggendo una e mi parlava, dice Mario, guarda, dice, io sono innamorato di questa donna, però lei ancora non lo sa. Pensate, ancora siamo nel 2018, esistono queste cose, ma forse lo sono sempre esistite. Sai perché? Perché c'è questo amico che abbiamo in comune, che è conosciuto in tutto il mondo, che si chiama Dante Alighieri. Lui amava Beatrice, aveva questo amore platonico, lui la guardava dalla finestra e lui era innamorato. Scrive delle cose fantastiche dove lui esprime il suo amore, ma non, lui in realtà non ci aveva mai parlato, la guardava solamente, però lui era innamorato follemente. E questo, diciamo che non è un amore normale, questo è appunto questo amore platonico, cioè io mi innamoro, sì, però l'amore, diciamo, è l'unione di due persone che si vogliono bene, si rispettano e che lo sanno tutte e due, allora quello è un amore. Infatti, per parlare anche un pochettino di quello che sono gli autori di un tempo, che alla fine sono i nostri canzonieri di oggi, chi è che scrive le canzoni adesso, che le canta, no? Sono anche loro degli autori. Sai, l'autore è la cosa più importante che fa è che riesce a esprimere tutto quello che noi, che sono le nostre emozioni, attraverso la penna. Come dice Baglione, la penna del poeta le viene modellando, cioè esprimere tutto quello che sono i sentimenti che noi a volte non riusciamo e li troviamo a volte, nei tempi di oggi, li troviamo all'interno di queste canzoni, di queste musiche. Una volta erano loro gli autori. E proprio in quel periodo storico lì, a Firenze, gli autori, secondo me, della letteratura più importanti, che c'è questa, fra Dante, Petrarca e Boccaccio, c'è questa differenza di amori diversi, strutturati in maniera diversa completamente, perché appunto Dante amava questa donna, come in questo caso dice io amo questa donna, ma lei non lo sa, non esiste, non va bene, sì, ma parlaci, comunica con questa persona. E quindi Dante amava così, questo amore secondo me non va bene. Ma forse più normale era Petrarca, che amava la sua donna, comunque lo sapeva, c'era questa storia d'amore. Ma quello un po' più strano è Giovanni Boccaccio. Lui era single, uno scapolone, e lui aveva un altro tipo d'amore. Un amore un pochettino, diciamo così, un po' più aperto, più da single. No? Con il suo Decameron, erano tre maschi in quel periodo per la peste bubonica, dice, si andarono a rinchiudere in questa villa, si chiudono in villa e fanno 10 giorni, rimangono chiusi in casa, 3 maschi e 7 donne. E da lì sono nate tante storie interessanti. L'appuntamento è alla prossima di Love, Love, Love. And I wanted to be mine.